Ciao a tutti, è arrivato l'inverno, ma non è di questo che voglio parlarvi. Voglio parlarvi invece dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché probabilmente nel notiziario, nella sezione degli esteri, ieri potrebbero aver dato la notizia che la Russia ha posto il veto su una risoluzione dell'ONU che intendeva prolungare il mandato degli osservatori internazionali in Siria per investigare la situazione con le armi chimiche, gli attacchi chimici che ci sono stati ancora in aprile di questo anno. La Russia ha posto il veto e non è la prima volta che la Russia pone il veto su questioni del genere. C'era stata qualche mese fa una situazione analoga, sempre riguardo alla Siria, in cui la Siria ha votato contraria assieme a qualche altro paese non allineato alle politiche degli Stati Uniti, e la Russia ha posto il veto ancora. Cosa voglio dirvi di questo? Beh, che è tutta una grande... l'ONU è diventato uno strumento di propaganda, viene usato come strumento di propaganda, perché chiaramente queste mozioni vengono usate per mettere in cattiva luce la Russia. E voi dite, ma com'è possibile? Ha votato il contrario, vuol dire che hanno qualcosa da nascondere, vuol dire che non vogliono fare chiarezza su queste cose? Beh, non è proprio così. Bisogna leggere, andare a leggere sul sito delle Nazioni Unite le motivazioni con cui la Russia o la Siria o altri paesi decidono di votare contrari a queste mozioni. E allora si capisce. Allora si capisce quello che ho detto prima, che l'ONU è diventato uno strumento di propaganda. Perché? Beh, perché molto spesso la Russia e altri paesi hanno le loro mozioni che riguardano lo stesso tema, oppure sollevano obiezioni su alcuni punti molto specifici, magari anche marginali, delle mozioni che vengono poste, per degli emendamenti, per modificarle. E il blocco occidentale si rifiuta di fare queste modifiche, di prenderle in considerazione, perché così sa che la Russia porrà il veto sulla stesura di questa mozione, che alla Russia non va bene. Loro lo sanno già in anticipo, si sa già benissimo in anticipo quando la Russia porrà il veto, perché la Russia, prima di porre il veto, solleva sempre delle obiezioni che spesso si potrebbero risolvere se si volesse. Per esempio, quella di ieri, nella mozione di ieri, la Russia ha chiesto una proroga, aveva detto discutiamone tra una decina di giorni, quando avremo i primi risultati della prima indagine che gli osservatori dell'ONU hanno già fatto in Siria, e vediamo in base a quella se è utile o no. Se hanno avuto accesso alle aree in cui ci sarebbe stato l'attacco o no, perché quelle aree sono controllate da Al-Qaeda. Allora, la Russia in questo caso ha detto di no, perché prima di tutto forse è per una questione di principio, perché aveva chiesto una proroga, l'hanno negata, allora si è puntata sul no. Ma probabilmente anche perché sanno già che questi osservatori non hanno accesso alle aree in cui dovrebbero investigare, quindi è una missione completamente inutile. Ecco, non è la prima volta, dicevo, anche alcuni mesi fa c'è stata una situazione simile. La Russia e la Siria avevano chiesto alcune modifiche molto ragionevoli a queste mozioni, che altrimenti senza queste modifiche sarebbero state praticamente rese inutili, verrebbero tarpate le ali. Non veniva dato agli osservatori la possibilità di investigare fare un'investigazione completa, diciamo, esauriente. E questo si ripete tutte le volte che c'è il veto. Io quello che voglio dirvi, il succo, è: non prendetela come una dimostrazione di arroganza oppure di colpevolezza addirittura della Russia o di paesi non allineati, ma invece andate a vedere le motivazioni, perché sempre si sapeva prima che la Russia avrebbe posto il veto.
tutte queste cose sono note in anticipo, perché la Russia solleva sempre delle obiezioni prima, e se queste obiezioni non sono prese in considerazione, ovviamente scatta il veto, è palese. E quindi io aggiungo che i paesi occidentali allineati degli Stati Uniti usano l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, come strumento di propaganda, perché sanno benissimo, costringono la Russia a porre il veto per poi condannarla mediaticamente. Questo è quanto volevo dirvi, buona giornata a tutti, ciao ciao.